Differenze tra arrangiamento, elaborazione e trascrizione di una composizione musicale. 1. L'arrangiamento è il processo di adattare una composizione musicale per una specifica esecuzione o formazione strumentale o vocale. Gli arrangiatori possono apportare cambiamenti sostanziali alla musica originale, come modificare l'armonia, il ritmo, la melodia e l'orchestrazione, per adattarla al contesto dell'esecuzione o per creare un nuovo stile o atmosfera. Ad esempio, si può arrangiare una canzone pop per essere suonata da un'orchestra sinfonica. 2. L'elaborazione è simile all'arrangiamento, ma solitamente implica uno sviluppo più approfondito e creativo dell'idea musicale originale. In un'elaborazione, il musicista può prendere un tema o un motivo di una composizione e ampliarlo, svilupparlo ulteriormente, introducendo variazioni complesse e nuove idee musicali che mantengono comunque il legame con il materiale di partenza. Questo processo può comportare una trasformazione significativa dell'opera originale, ma senza perdere di vista il materiale iniziale. 3. La trascrizione è il processo di adattare una composizione musicale per un'altra formazione strumentale o vocale, mantenendo il più possibile fedeli alla versione originale, per esempio, trascrivere una sinfonia per un quartetto d'archi. La trascrizione tende dunque a essere più letterale e rispettosa dell'opera originale rispetto all'arrangiamento, cambiando solo gli strumenti o le voci, ma cercando di mantenere l'integrità musicale e strutturale del brano. Grazie per essere parte del viaggio musicale del Gianluca Pica Music Studio.